oggi vogliamo parlare di montagna, o meglio di come alimentarsi quando si decide di mettersi sugli sci. Dato che lo sforzo fisico necessario per sciare è abbastanza impegnativo, è fondamentale evitare alimenti ad alto contenuto glicemico e preferire un apporto equilibrato di carboidrati e proteine. Niente croissant o biscotti dunque, ma una tazza di latte con fiocchi d'avena e fette biscottate con miele e marmellata. In una colazione presciata potresti tranquillamente includere anche una porzione di frutta fresca o secca e un vasetto di yogurt magro. Se invece preferisci una colazione salata, è meglio optare per una fetta di pane integrale e un affettato magro e un formaggio leggero come la ricotta. Per praticare sport in montagna, inoltre, è necessario avere anche una buona idratazione di base. Indubbiamente, quando fuori fa freddo, una bevanda calda come un tè, un caffè o un latte caldo è la prima cosa a cui potresti pensare e ci sta. Tuttavia, non sarebbe male aggiungere anche una spremuta d'arance fresche o un centrifugato di kiwi, fragole e ananas. Come mangiare a pranzo prima di una sciata? Un piatto di pasta con il ragù con un contorno di verdure o una polenta con spezzatino garantiscono un apporto di energie sufficiente a proseguire l'attività sportiva. Oppure potresti mangiare una porzione non abbondante di pasta, riso, zuppa di verdure o minestra seguita da un secondo a base di carne magra o affettati leggeri come bresaola e prosciutto crudo. Anche per oggi è tutto, ma ricordate che se volete una dieta personalizzata potete contattarmi via social o via mail all'indirizzo che vedete in sovrimpressione.